favole, anche quella delle Valiadi inizia con c'era una volta, ma sarebbe meglio dire c'erano una volta tre vallate delle alte valli di Lanzo con i loro 12 comuni che, comunicando poco tra loro, organizzavano feste, sagre e tornei senza tener conto di quello che facevano negli altri comuni, magari in concomitanza col proprio evento. Persone si spostavano da un paese all'altro per giocare a tarocchi, ping pong, mini golf, tennis, eccetera eccetera, per pura amicizia, ma senza avere un reale legame tra di loro. Una ragazza, notando la moltitudine di persone apparentemente disunite tra loro partecipare ad un torneo, disse ai suoi compagni di squadra: pensate che bello sarebbe se ognuno di questi atleti rappresentasse il proprio comune nelle nostre valli. Pensate che bello se questi atleti si unissero tra loro sotto la bandiera del loro comune. Un suo compagno di squadra, incredulo per aver udito quelle parole, rispose: Poppi, se hai in mente quello che penso di aver capito, facciamolo. Altri tre folli compari si unirono all'idea e si creò quello che sarebbe poi diventato il direttivo. In un paio di settimane i cinque presentarono il loro progetto a Proloco, sindaci che, nonostante quanto comprensibile dubbio e un po' di diffidenza, accolsero con entusiasmo la proposta. Si sparse tra gli abitanti delle valli. I responsabili, prescelti da ogni comune, diffusero la proposta ed iniziarono così a radunare i compaesani all'ombra del proprio campanile. We'll be right back.
successive e distribuite tra i 12 comuni in base alle strutture presenti in questo o quel comune. Paesani di ogni comune iniziarono ad organizzarsi sotto la bandiera colorata e ad organizzare le proprie squadre. E la stessa gente cominciò così a spostarsi passivamente tra i 12 comuni, portando maggior movimento all'interno delle vallate. I giovani, ma anche i meno giovani, si incontravano per dei tornei amichevoli, gare di selezione, allenamenti e scambi di idee. Dei cinque ideatori era stato raggiunto, lo spirito della manifestazione era stato capito e bisognava tradurre tutto questo sui campi di gara. In ogni paese gli abitanti iniziarono a trovare balconi, alberi, monumenti, piazze, ponti e strade, rendendo i propri comuni colorati ed ancora più vivaci ed attraente per i turisti che in maggior numero e con maggior curiosità visitavano i paesi delle nostre vallate. I tornei e le competizioni sportive si svilupparono nei tre mesi estivi, con i vincitori vinti, ma soprattutto con tanti entusiasti partecipanti. Il successo di pubblico ad ogni evento sancì la reale vittoria del progetto, della manifestazione. Tutti si complimentarono con i cinque e i loro collaboratori per l'idea avuta e per la riuscita della manifestazione. We'll be right back.
gente si riconosceva per strada, grazie ai fiocchi sulle macchine o in base al colore della maglietta. Ci si trovava al bar per l'aperitivo tra uno spottò e una discussione sul pallone calciato, passato, alzato, schiacciato bene o male, su una riga presa o su un fuori non visto, su una pallina in buca o uno spigolo mancato di un soffio, su un percorso troppo lungo e tortuoso o una tirata estenuante, su un gancio o un gancetto, una bocciata al trucco, su un angelo che aveva perso il mondo o su un tuffo in piscina da una parete rocciosa, su un pesce sfuggito dopo averlo pescato o su un vortex arrivato in fondo al campo. I cinque organizzatori erano davvero orgogliosi e felici per quello che avevano pensato, fatto e costruito in pochi mesi, per come erano riusciti a concretizzare il loro sogno. Erano increduli nel successo ottenuto della manifestazione, erano emozionati per i tanti continui apprezzamenti della gente. Soddisfatti per aver ideato le Valliadi!
facciamo tutto questo grazie a loro. Oh!